Primo Cittadino, il programma di Fano TV dedicato ai sindaci del nostro territorio, ma anche a voi telespettatori, perché avete la possibilità di intervenire in diretta mediante messaggi o anche chiamate per avere informazioni sulla vostra città. Do subito il benvenuto all'ospite di questa sera, il sindaco di Terre Roveresca, Antonio Sebastianelli. Buonasera sindaco. Buonasera Simona, buonasera a tutti gli ascoltatori che ci seguono su Fano TV. Grazie mille e ricordo ai nostri telespettatori che in basso sul teleschermo vedrete sempre i numeri di riferimento 0721 86 14 33 per intervenire e parlare direttamente con il primo cittadino oppure 338 49 68 250 per inviare messaggi anche con WhatsApp. Sindaco, iniziamo subito perché dobbiamo parlare questa sera di tante cose. Intanto la pandemia ha provocato un'emergenza che è anche economica. Tra i settori più colpiti ci sono purtroppo quelli del turismo e del commercio. Partiamo dal secondo, andiamo subito sul commercio. Stanno riprendendo le attività, le imprese del vostro territorio? Ci sono stati degli aiuti da parte del comune, dei supporti? Allora sì, l'emergenza è stata qualcosa di straordinario, penso che mai si è vista una cosa del genere e speriamo che non si ripeta, però quello che è successo deve farci insegnare parecchio e capire come affrontare questo genere di problemi per tutta la cittadinanza. Sì, noi abbiamo subito messo in campo un fondo di 120.000 euro a supporto di quelle che era poi la ripartenza di queste attività, quindi che riguardava uno sconto della Tari, uno sconto dell'IMU oppure un rimborso di 2 mesi o 1 mese del canone di locazione o in alcuni casi anche il rimborso di 2 mesi o 1 mese di quello che è la bolletta per le utenze elettriche. Quindi questa è stata subito una misura economica messa in campo. Poi chiaramente abbiamo messo in campo tutta un'altra serie di misure più sociali o sanitarie che chiaramente hanno aiutato un po' tutta la popolazione. Passiamo al turismo perché proprio domani ci sarà un incontro rivolto agli operatori del settore. Esatto, domani sera presso la sala consiliare del municipio di Orciano di Pesaro alle 20.45 verrà presentato per la seconda volta il progetto Evolution Travel. E questo ha proprio lo scopo, come è già stato presentato anche in altri comuni, di cercare di aiutare a fare rete i tanti operatori, bed and breakfast, case vacanze, ristoranti, attività che abbiamo sul territorio. Perché forse la difficoltà che abbiamo noi comuni più piccoli rispetto ai comuni della costa è quello di poter fare squadra, fare rete e mettere in campo un pacchetto di servizi e attività, perché poi il turista cerca questo. È vero, però forse anche con questa pandemia abbiamo visto che il turista si sta spostando anche nelle zone un po' più tranquille. Esatto, questo sicuramente sarà per noi un punto di forza perché il cittadino, il turista cerca proprio la tranquillità, la sicurezza e chiaramente nelle zone di campagna la può trovare meglio. Il comune di Terre Roveresca sta puntando tanto sul turismo, poi parleremo anche del sito, dell'applicazione, gli eventi che comunque verranno organizzati per questa estate, ma ad esempio l'ipogeo di Piaggio, ci chiedono ancora tutto chiuso, tutto fermo purtroppo. Sì, l'ipogeo di Piaggio, lì c'è stata un po' di polemica eccetera e noi stiamo facendo adesso gli nuovi affidamenti per poter dare ancora un'apertura a questo importante polo attrattivo che abbiamo a Terre Roveresca nel municipio di Piaggio. Il problema, a differenza di tanti altri, è che essendo un luogo sotterraneo, senza ventilazione, al momento le linee guida del Ministero per i beni culturali non permettono l'apertura e quindi anche qui forse occorrerà ancora un po' di tempo per poterlo aprire, come è successo anche nei sotterranei del Palazzo Ducale ad Urbino, che sono chiusi, il museo è aperto ma i sotterranei sono chiusi, proprio perché manca la ventilazione, come nel nostro caso. Il lockdown ha insegnato anche tante cose, tanti lati positivi. Ad esempio mi raccontava prima di andare in diretta che state pensando di fornire un servizio ai cittadini, ai disabili, ma in che senso? Ad esempio per quanto riguarda i farmaci, quindi sempre a domicilio. Sì, esatto. Come dicevi tu, il lockdown ha insegnato tanto e questo servizio che abbiamo avviato, iniziato con i nostri volontari di protezione civile, delle associazioni di volontariato come l'Associazione Nazionale dei Carabinieri in Congedo, la CMA, la nostra protezione civile, la cooperativa Articolo 32, allora l'idea è quella di renderlo stabile per sempre, quindi consegna di farmaci a domicilio, della spesa e tante altre attività, oppure l'altro servizio che volevamo fare
che poi è molto semplice, i tanti e le tante anziane sole che abbiamo, anche una volta a settimana fargli arrivare una telefonata anche per sapere come stanno e quindi far vedere la vicinanza non solo dell'amministrazione ma di tutta la comunità. Quindi la vostra presenza. Sempre. Anche per le persone diversamente abili? Sì, anche per quelle, noi su quelle abbiamo sempre un'attenzione importante, poi forse lo vedremo, abbiamo un centro diurno che finalmente abbiamo finito di sistemare con dei lavori importanti e quindi sì, noi vogliamo stargli molto vicino per quello che possiamo, poi non è che abbiamo risorse infinite. Poi parleremo sì anche di questo perché ci sono tanti lavori pubblici che sono terminati da poco, altri che partiranno. Dicevo prima dell'applicazione del sito, puntate tanto anche su questo per far conoscere al pubblico le bellezze di Terre Roveresche. Sì, noi puntiamo molto su questo, abbiamo iniziato da quando ci siamo insediati proprio un lavoro sistematico, chiaramente non è concluso, anzi verrà ancora intensificato. Abbiamo iniziato anche una collaborazione l'anno scorso con Rio Pusteria, poi sfortunatamente il lockdown non ci ha aiutato, però adesso ripartiremo e cercheremo di spingere molto perché questo è effettivamente un punto importante e un volano importante per il nostro territorio. Sindaco, abbiamo già diverse segnalazioni, diverse richieste per lei, però abbiamo anche una telefonata in linea, quindi sentiamo bene. Subito chi c'è al telefono. Buonasera. Buonasera. Prego, il Buonasera. Sindaco è qua che l'ascolta. Buonasera signore Fano TV e buonasera signor sindaco. Volevo chiedere io una cosa. Allora, la strada di via Strada Piagge hanno fatto la trebbiatura e la strada è messa malissimo. Che intenzioni avete di fare? Beh, la strada Piagge è la strada provinciale, giusto? Sì. Che intenzioni? Adesso lì sulla polvere, questo è il problema del momento, quindi mi scuso, cercheremo di intensificare i controlli per evitare che soprattutto quando passano con la paglia volano tutti i residui in giro, chiaramente. Per quanto riguarda l'asfalto, adesso ci attiveremo con la provincia se ci sono delle parti ammalorate. Ah, ecco. Quindi potete se fosse stata comunale... Un'altra cosa... Prego. Poi un'altra cosa, volevo sapere, no? Se io faccio dei lavori, voglio fare dei fotovoltaici, c'è qualche incentivo, c'è qualcosa? Beh, al momento c'è solo la detrazione del 55%, poi se la proposta del bonus del 110% andrà in porto, verrà convertita in legge, forse c'è qualche altra agevolazione. Sono delle misure comunque che vengono Sono prese a livello nazionale. Sono misure del governo che valgono in tutta Italia. Grazie al nostro telespettatore. Sindaco, grazie. Cominciamo a leggere anche qualche messaggio. Quando pensa di ripristinare l'orologio nel municipio di Orciano? L'altra volta aveva detto entro inizio di quest'anno. Ci può dare qualche aggiornamento? Quello mi scuso con il telespettatore che ha mandato il messaggio. Adesso vedremo di intensificare. Mi ero rapportato con una persona esperta in questo campo, adesso vedremo di riprendere il filo del discorso per poterlo farlo suonare di nuovo. Buonasera, che fine ha fatto la rotatoria che si sarebbe dovuta fare alla Fornace di Orciano? Allora, la rotatoria, noi abbiamo un progetto che ancora non abbiamo finito di terminare con la provincia e lì erano previste una serie di rotatorie, tra cui anche quella della Fornace di Orciano, quindi non sono progetti abbandonati, anzi sono già inseriti nel nostro piano triennale dei lavori pubblici, però adesso abbiamo dato avvio o priorità ad altri interventi, ma non ci siamo dimenticati né di quella rotatoria né di un'altra rotatoria, anche questa molto importante, che è nell'incrocio per San Filippo. Possiamo dare qualche data, cioè entro fine anno, il prossimo anno ormai? Entro fine anno sicuramente verrà terminato il progetto e verrà acquisito il competente parere dalla provincia di Pesaro Urbino. Quindi probabilmente, adesso non mi sbilancio sui tempi, ma l'anno della loro realizzazione potrebbe essere il 2021. I centri estivi invece sono stati riaperti? I centri estivi sono partiti stamattina, abbiamo avuto una bellissima risposta perché abbiamo 150 ragazzi sparsi nei nostri municipi. Ed è comunale il centro in questo caso? È comunale, noi ci avvaliamo di un nostro collaboratore, di una società sportiva che abbiamo individuato con un bando e quindi anche qui siamo partiti, siamo felici perché comunque sì, i genitori ci hanno dato fiducia per l'ennesimo anno
chiaramente è un centro estivo diverso, non c'è il trasporto scolastico, alcune gite che facevamo negli anni passati non le possiamo fare per ovvie ragioni, però ci siamo ripartiti. E l'altra cosa su cui stiamo lavorando, perché tante signore ci stanno seguendo questa sera anche per questo, è probabilmente la colonia degli anziani, faremo anche quella. Chiaramente sarà un periodo ridotto, però riusciremo a fare anche questo. Di che cosa si tratta? Così spieghiamo bene anche a chi non è di Terre Rovereschi. Tutti i nostri ragazzi che andavano con qualche anno in più, però anche loro sono molto giovani, tutti oltre 65 anni, che tutti gli anni facevano 3-4 settimane al mare. Noi mettevamo a disposizione il nostro autobus, quindi le portavamo in spiaggia e poi li portavamo a casa. Quest'anno, per ovvie ragioni, con un po' di ritardo, però riusciremo a garantire un paio di settimane di sicuro. E quindi dicevo, attendevano questa notizia, perché attendevano tanto questa notizia, l'iniziativa. Sì. Parlavamo prima di tasse, avete deciso anche di premiare, diciamo così, i cittadini più virtuosi? Anche quello, perché noi l'anno scorso abbiamo iniziato questo progetto del Carbon Waste Print e quindi andiamo a mappare per ogni singola utenza il risparmio in termini di CO2 e in base al risparmio diamo un premio alle utenze più virtuose. Abbiamo ottenuto la certificazione, abbiamo fatto le simulazioni e quindi poi daremo questo, non so se lo daremo come sconto oppure come buoni da spendere esclusivamente nei negozi di Terre Rovereschi, adesso non so. Certo, per aiutare anche le imprese del territorio, anche perché sono aumentati i dati della raccolta differenziata e quindi sicuramente questo grazie a tutti quei cittadini. Sì, grazie a loro, siamo sopra l'83%, quindi. Per il sindaco si può presentare l'idea della COP di comunità, di questa cooperativa, che punto è? Questa è un'idea che abbiamo lanciato fin dal momento in cui ci siamo insediati. Adesso avevamo avviato un percorso prima dell'emergenza Covid insieme alla cooperativa Koala, che è una cooperativa storica del nostro territorio, e insieme all'impresa sociale Articolo 32. Poi abbiamo raccolto alcune candidature e dovevamo iniziare il tavolo in cui cominciare a lavorare per mettere le basi per questa organizzazione da fare sul territorio. Il Covid ha bloccato tutto, ma adesso riprendiamo di nuovo. Quindi questa è l'idea della cooperativa di comunità che parte dal territorio dei cittadini, al quale poi la stessa comunità affida tutti i tanti servizi che noi gestiamo. Prima di tornare a leggere altri messaggi, la regia mi dice che c'è un'altra telefonata per lei. Bene. Pronto? Buonasera. Ci sente? Buonasera, volevo fare una domanda al sindaco. Prego. Sebastianelli. Solo un'informazione, una curiosità. Via Papa Giovanni XXIII è stata fatta una strettoia lì, esatto, a Ciano. No, volevo sapere l'utilità, la trovo un pochino scomoda, volevo sapere quale fosse l'utilità di questa strettoia. Ecco, l'utilità è per rallentare... La fermo un attimo, sindaco. Prego. Perché così almeno leggiamo anche un altro messaggio che ci è arrivato proprio su questo argomento, così rispondiamo ad entrambi i telespettatori. Vorrei avere un giudizio, le dicono, non da sindaco ma da cittadino riguardo la nuova strettoia che l'amministrazione ha realizzato in via Papa Giovanni ad Orciano. Si ritiene soddisfatto nel poter dire che la soluzione adottata sia la più ottimale? E ancora, a mio giudizio, ritengo che sia molto più pericolosa rispetto a prima, sia per la segnaletica verticale poco visibile a distanza, sia quella orizzontale proprio assente per la sicurezza del pedone. Magari non era più opportuno procedere, le chiedono, con soluzioni provvisorie prima di scegliere quella definitiva? Allora, quella è stata una scelta concordata insieme alla provincia, che è l'ente proprietario della strada, anche se siamo all'interno del centro abitato. Si potevano utilizzare anche altre soluzioni come le rampe, i dossi eccetera, però quelli hanno problemi soprattutto per quanto riguarda i mezzi di soccorso, quindi abbiamo scelto quella soluzione lì della strettoia che rallenta, quindi obbliga a fare un senso unico alternato. La segnaletica orizzontale verrà fatta la prossima settimana perché dovevamo farla prima del Covid, poi è successo il finimondo, quindi siamo lì. Per quanto riguarda la visibilità, è da una parte vero quello che dice il telespettatore che ci ha chiamato, solo anche lì abbiamo cercato di porre rimedio perché abbiamo già finanziato e quindi partiranno i lavori, dove lì continueremo il marciapiede su via Papa Giovanni fino qua giù alla cura dove c'è una edicola religiosa, toglieremo la siepe della signora, quindi arretreremo e quindi lì faremo una nuova visuale, quindi dovremmo alla fine anche avere una visuale completa di quella che è tutta l'area. Chiaramente se poi, come sempre accade, rispettassimo tutti i limiti non ci sarebbe bisogno né di strettoie né di autovelox né di altro, però
questo sempre non accade, quindi qualche soluzione di bisogna trovarla. Comunque la scelta definitiva, quella che è stata sì, adottata. Sì, quella sì. Non capirà. La piscina comunale invece è stata riaperta ormai da un po', però anche qui ci sono delle novità, esatto, dei progetti. La piscina è stata riaperta quest'anno con sufficiente anticipo rispetto all'anno scorso, perché abbiamo dovuto fare importanti lavori di ristrutturazione, eccetera. La novità è che a giorni dovremo firmare la convenzione con il governo per i fondi del bando Sport e Periferie del 2019, e quindi poi, una volta firmata la convenzione, partirà tutto l'iter per la copertura della piscina. Andiamo a parlare invece della Fornace, perché ci sarà una piazza che andrà a ricordare la fabbrica dei mattoni. Qui si torna un po' indietro nella storia. Esatto, questo è un luogo importante non solo per il municipio di Orciano di Pesaro, ma un po' per tutta l'area, quindi era una fornace importante, una fornace storica, poi nel corso degli anni chiaramente ha avuto una serie di problematiche, e l'idea da sempre, di tanto il sogno, era creare questo collegamento che collegava il centro di Orciano con appunto quest'area, la fornace. Quindi abbiamo già fatto una prima parte di lavoro, una prima parte di marciapiede, adesso con questo nuovo progetto che abbiamo già appaltato, mercoledì facciamo la consegna dei lavori, partirà l'ultimo tratto di marciapiede e la realizzazione di questa piazza. Poi lì in quella piazza c'è un muro, e quel muro lì, insieme al muro che abbiamo a Cerbara, abbiamo pensato di farci un intervento di street art, quindi famosi murales, eccetera. C'è qualche ragazzo del posto magari? Beh, lì stiamo mettendo a punto l'idea, perché un murales, lo posso anche dire, un muro a Cerbara verrà utilizzato da Agra, che conoscete, l'artista Agra, che è rimasto entusiasmato. Invece l'altro, c'è un altro artista, che è Raffaele Girardi, che si preoccuperà di poi piano piano, perché la nostra idea è di usare anche la street art come modo e sistema per attrarre persone, turisti, eccetera, a terre roveresche. Quanto tempo ci vorrà per realizzare questa piazza? La piazza è un lavoro molto veloce, un paio di mesi, penso. Poi il problema è che adesso è vero che c'è stato il lockdown, quindi in teoria ad agosto nessuno fa le ferie, ma io dubito, e in agosto tutti faranno le ferie, quindi probabilmente 15-20 giorni in più ce li prenderemo per fare la piazza, ma diciamo, si è aspettati tantissimo tempo, tanti anni, siamo arrivati a compimento di un intervento che era necessario. Prima di parlare di asfalti, cimiteri, insomma tanti lavori che sono in atto anche per quanto riguarda le scuole, Sindaco, vorrei tornare a parlare un attimo del biodigestore, perché in questi ultimi mesi è stato un tema molto caldo sia a Fano che a Urbino. L'iter del progetto di Barchi è fermo da febbraio, quindi si l'iter parla del progetto di Barchi è fermo dal lockdown, perché quello ha interrotto tutti i termini sono ripresi il 25, quindi per quanto riguarda quel progetto noi stiamo aspettando la provincia che convochi la conferenza dei servizi, la prima conferenza dei servizi, dove si discuterà insieme a tutti gli altri enti, eccetera. Poi dopo, se vogliamo andare un po' oltre quello che è il confine di terre roveresche, il dibattito di questi giorni, poi probabilmente ci sarà anche qualche articolo sulla stampa che uscirà da parte nostra, da parte mia, è forse monopolizzato solo e esclusivamente sul discorso un unico gestore provinciale, regionale, e invece probabilmente, se l'obiettivo è quello di far risparmiare i cittadini, bisogna andare su modelli diversi, che non sono i modelli che ci sono oggi, ma modelli come l'azienda speciale, eccetera, che premiano chiaramente il cittadino. Quindi ancora non c'è nessuna decisione in merito, ed eventualmente dopo questa conferenza ci sarà anche un incontro con i cittadini per capire anche le loro volontà? Non so se prima o dopo, perché adesso al momento non so quando verrà convocata la conferenza dei servizi. Noi ci siamo già promessi, dopo il lockdown, di fare questo incontro con i cittadini, che era in programma prima dell'emergenza, e quindi doverosamente lo faremo, perché comunque sia il progetto ce lo siamo già guardato e studiato insieme ai nostri tecnici e i nostri del comune, e con la collaborazione dell'articolo 32. Un progetto che a lei piace in questo senso? È stato strutturato bene secondo lei? Il progetto sarà utile più che altro? Allora, il discorso più che utile, come ho detto nell'assemblea dei sindaci che abbiamo avuto 10 giorni fa, mi sembra, quella così veloce convocata dal nostro presidente, è che bisognerebbe fare 5-6 impianti piccoli, che probabilmente impianti più piccoli possono essere anche maggiormente integrati in quello che è il contesto ambientale, perché poi dopo da noi è sempre lo stesso problema, i rifiuti
io non voglio i tuoi, ma i miei dove li porto, eccetera. Quindi ognuno non vuole quelli degli altri, però comunque li produciamo. Quindi adesso, da qualche parte devono andare. Le chiedono se ha la volontà di rimettere mano al ripristino del lago di Bergamo nel municipio di Barchi. Allora, questo me l'hanno sottolineato in tanti, abbiamo già cominciato a prendere contatti con il consorzio di bonifica, adesso ritorneremo da loro di nuovo a bussare alla porta, perché l'idea è quella di far chiedere al consorzio di bonifica di passare la proprietà oggi al comune di Terra Roveresca e poi rimettere mano, perché anche lì con l'associazione Sì Fuoristrada hanno creato un'oasi molto importante, molto seguita, e vogliamo replicare e allargare quell'oasi, quindi bene la possibilità di mettere mano al lago Bergamo. Io ho visto le foto di tanti anni fa, una cosa bellissima, quindi andavano col canotto nel lago, quindi puoi immaginare, perché noi parliamo di un lago di 7 ettari, non certo piccolino. E poi l'altra idea, sempre con l'associazione Sì Fuoristrada, è anche di mettere mano ad altre aree verdi del nostro comune. Ok, mi dicono che fra poco dobbiamo andare in pubblicità, però prima vorrei parlare della scuola Pomodoro, perché sono stati appaltati i lavori. Quindi anche oggi abbiamo fatto la consegna del cantiere, qui vedete una foto di quello che è dentro, effettivamente messa molto male, perché poi i lavori che sono stati fatti di riqualificazione per rischio sismico hanno comportato proprio la demolizione di tutti gli intonaci all'interno, quindi vanno rifatti tutti ex novo, e con l'appalto che abbiamo consegnato oggi ripartiremo. Abbiamo consegnato oggi l'appalto dei lavori edili, fra pochi giorni consegniamo anche la realizzazione degli infissi e quindi ci avviamo a completare quelli che sono questi lavori. Si parla di un investimento importante in questo caso. Allora, complessivamente parliamo di oltre 1.300.000 euro, di cui 995.000 euro erano i fondi ereditati dal piano triennale dell'edilizia scolastica 2015-2017. Fondi non sufficienti, quindi il comune di Terre Roveresche insieme al comune di Mondave, perché siamo comproprietari, abbiamo anticipato la somma, la differenza di 380.000 euro per terminare appunto i lavori, perché non erano sufficienti. Che bilancio può fare dopo i 3 anni di mandato? Si ritiene soddisfatto con una minoranza che non apporta nessuna proposta? Questa domanda le faccio rispondere tra pochi istanti. Ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco Antonio Sebastianelli, ci siamo lasciati pochi minuti fa con una domanda che un cittadino le pone, la ricordiamo anche per chi magari si fosse sintonizzato da poco. Che bilancio può fare dopo i 3 anni di mandato? Si ritiene soddisfatto con una minoranza che non apporta nessuna proposta? Allora, il bilancio di mandato è un bilancio positivo grazie all'intervento e alla collaborazione con tutta l'amministrazione, tutta la squadra, con gli uffici comunali, quindi sì. Abbiamo avviato tante cose, tanti cantieri, sicuramente qualcuno, cantiere, qualche progetto vedrà la luce anche dopo, oltre, perché sicuramente è così. In questi 3 anni stiamo seminando tanto. Quello forse è una nota dolente, perché anche durante questa emergenza del coronavirus probabilmente ci saremmo, adesso parlo al plurale per tutta la nostra amministrazione, forse aspettata qualche proposta, qualche aiuto, perché più che nostro per tutta la comunità, e invece forse un po' è mancato. Però adesso non sperava che fosse un po' più attiva in questo. Sì, più attiva, però adesso non voglio andare a definire o dare considerazioni sugli altri. Noi ci limitiamo a fare il nostro lavoro, farlo in maniera coscienziosa, in maniera precisa, perché poi dopo alla fine, come tante volte accade, la polemica non paga mai. E quello che conta invece i fatti e il benessere del territorio. Possibile che non si riesca a far sistemare alla provincia la strada dei ponti? Sembra di stare sulla pista di Cavallara. Questa ragione, però anche qui è una nota forse un po' dolente, perché se il cittadino che ha scritto si rende conto, avrà visto che la provincia ha cominciato a tagliare l'erba ai bordi delle strade adesso. Dove potevamo, il comune si è insomma adoperato, perché l'abbiamo fatto noi in collaborazione con le nostre società, con i nostri operai, e quindi sì, su questo è un lato un po' difficile, anche perché se vogliamo rilanciare questo territorio dal punto di vista del turismo
bisogna tagliare l'erba ai bordi delle strade e bisogna anche avere delle strade, non dico perfette, ma almeno decenti. E soprattutto quello che forse, qui lo dico, ma qualche altro sindaco dell'entroterra probabilmente lo saprà, si sarà reso conto, probabilmente la provincia investe sempre in certe parti e non in altre, quindi sarebbe ora, anche se il presidente è qui vicino a noi, abbiamo anche dei rappresentanti vicini anche a terre roveresche, di investire sull'altro versante, quindi pensare anche al versante del Cesano e non forse solo a quello del Foglia. Sindaco, le chiedono, ma terre roveresche è solo Orciano? State investendo un po' di più? Terre roveresche, Barchi, Orciano, Piaggio e San Giorgio. E se in questo momento in cui abbiamo investito forse, come dice, più ad Orciano rispetto ad altri territori, perché chiaramente il comune va visto nella sua interezza, quindi probabilmente c'era per certe attività più necessità ad Orciano rispetto ad altri, ma abbiamo dei progetti che presto metteremo in campo per tutti i municipi, perché noi guardiamo... Noi siamo amministratori, anche se io ero il sindaco di San Giorgio, altri vengono da Piaggio, eccetera, di tutto il nuovo comune, quindi questa è la sensazione che dobbiamo dare, quindi si investe dove serve. Cambiamo argomento, l'ambulanza di soccorso 118 a Orciano per rafforzare il nostro territorio, promessa molti anni fa, che fine ha fatto? Promessa nel 2018 è arrivata la delibera, noi abbiamo fatto la nostra parte, a giorni i lavori sono terminati, quindi a breve faremo l'inaugurazione della struttura a quale seguirà appunto l'ambulanza del 118 H24 in quella struttura. Quindi siamo addirittura d'arrivo. Invece per la sede POTES? Che sarebbe la stessa, dove c'è l'ambulanza e POTES è la stessa cosa. Quindi è un acronimo. Località Fornace. E quindi queste sono le immagini, esatto, che si riferiscono queste proprio sono le immagini dell'ex scuola di agraria che abbiamo risistemato. Adesso l'unica cosa che è rimasta da fare oggi le ultime... lavori di preparazione, poi asfalteremo tutto il piazzale, quindi poi sarà, la struttura sarà pronta, che non ospiterà solo l'ambulanza, ma andrà ad ospitare anche alcuni ambulatori, sempre seguiti dalla, in questo caso dalla Fondazione Articolo 32. Vorrei chiedere al sindaco se è possibile avere un punto luce nella strada che porta al campo sportivo di Orciano. Io abito in via Pieve Cannetici, scrive il telespettatore, la zona è completamente buia, soprattutto in inverno. Per portare rifiuti, carta, plastica, eccetera, dobbiamo andare addirittura con la torcia o con la macchina, visto che nella nostra zona non c'è la raccolta, la raccolta porta a porta. Sì, quella probabilmente è una delle pochissime zone in cui non c'è la porta a porta, forse rientra in quell'1% del nostro territorio. Vedremo di se i prossimi giorni il signore ci contatta, la signora ci contatta, poi vediamo di capire dove è il problema e poi sistemare, perché anche laggiù al Pieve Canneti dovremo fare una nuova illuminazione a LED, perché serve anche questo. Schieppe, Barchi, lo stesso lavori di pubblica illuminazione. A Schieppe abbiamo già terminato, adesso, ossia per essere precisi, manca un altro, prima della rotatoria, alcuni punti luce che metteremo. E poi, dopo le ferie, sarà il momento dell'impianto di pubblica illuminazione di Barchi. Proprio su questo ci chiedono quando avverrà il completamento dell'illuminazione su via Schieppe, dopo la rotatoria zona industriale, direzione superstrada. Sarebbe esatto, la stessa quello che cui dicevo, fa riferimento. Che ho detto poc'anzi, è proprio quello. Adesso faremo la sistemazione di quest'altro tratto, dell'altra parte. Io penso da qui a 15-20 giorni partiranno i lavori. Bene, il cimitero invece di Montebello, qui è in corso un ampliamento, già conclusi i lavori? A che cimitero punto di Montebello sono i lavori in corso, che stamattina, anzi oggi pomeriggio sono passato a controllare, come faccio spesso di solito, la manutenzione straordinaria del cimitero di Barchi invece è conclusa e poi abbiamo altri cantieri, ma ne parleremo penso fra un po', è vero Simona? Ne parleremo tra poco. La riapertura invece è della strada San Silvestro. Strada San Silvestro, i lavori stanno andando avanti. Questa era una strada, ecco, la vedete qui nell'immagine, chiusa da tanti anni in forza di un movimento franoso. Abbiamo finanziato il progetto e i lavori stanno andando avanti. Andiamo invece all'ampliamento della scuola primaria e secondaria di primo grado di San Giorgio. State investendo anche sulle scuole? I lavori sono partiti, quello era un progetto nel quale abbiamo preso il finanziamento nel 2016, quando ancora c'era il comune di San Giorgio, e adesso stiamo andando avanti con i lavori di ampliamento di quest'altra struttura scolastica che abbiamo, altri 895.000 euro, un altro intervento importante, anche questo finanziato interamente dal piano triennale dell'edilizia scolastica. Il polo scolastico per l'infanzia? Polo scolastico 06, anche qui
abbiamo avuto 1.965.000 euro a fondo perduto, una parte l'ha messa il Comune, 264.000 euro, e anche qua adesso sfrutteremo la possibilità che ci dà la legge, quella della nomina dei commissari straordinari, per accelerare al massimo le attività. È finanziato, quindi adesso partiremo con l'ultima parte della progettazione, poi la gara e i lavori. E anche qui tengo a dire, perché l'ultimo consiglio c'è stato un po' di polemica, sì, noi andiamo ad investire 1.965.000 euro, non come dice il nostro capogruppo di minoranza in periferia, ma noi investiamo proprio nelle parti più lontane del nostro territorio, perché dobbiamo mantenere i servizi, e quello per noi è un servizio strategico in un punto strategico. La Fiera di San Giorgio si farà? La Fiera di San Giorgio è un'idea che parlavo anche con alcuni cittadini, di riproporre qualcosa a settembre, sì. Quindi di rimandarla? Sì, di solito. Cioè, si attendono anche delle normative magari, o l'andamento della pandemia, per vedere? Aspettiamo l'andamento, però di fatto tante cose si possono fare, bisogna chiaramente avere un'attenzione diversa, non possiamo perdere le nostre tradizioni, quindi qualcosa faremo, ne abbiamo già parlato, stiamo cominciando a parlarne, quindi ecco, trovare una data metà settembre per poter fare, perché non è possibile passare un anno forse senza Fiera di San Giorgio. Invece la rassegna teatrale estiva, questa è confermata? Rassegna teatrale estiva, poi ci sarà una serie di concerti nelle piazze del nostro comune, e anche qui a breve uscirà fuori, ecco, il calendario di queste attività. Ci saranno 4 appuntamenti, uno per municipio per dei giochi per bambini, perché anche a questo non possiamo rinunciare, anche perché è un segno di una comunità che riparte, ormai è ripartita, perché adesso forse l'unica stonatura dell'Italia è che nel mentre si aprivano i bar, le spiagge eccetera, ancora le scuole non si capiva, e ancora probabilmente, anche se ci sono le linee guida, un po' di confusione c'è. Andiamo avanti con i messaggi. Sindaco, che dice della strada che da San Giorgio porta a San Pasquale, che è veramente brutta? Da San Giorgio via Rocca, anche quella farà parte di un piano di asfaltature che faremo prima dell'inverno. Ecco, quindi. Invece la sala prove, chiedevano anche prima in regia, quelle sono, è ancora chiusa? La sala prove c'è, adesso per aprirla o meno bisogna sempre rispettare le norme del Covid, quindi sanificazioni, probabilmente mascherine, eccetera. Noi ancora non sappiamo. Ancora no. Il marciapiede davanti l'officina Sambuchi ad Orciano, le sembra adeguata la sicurezza del pedone? Beh, la sicurezza del pedone prima camminava in mezzo alla strada, quindi forse adesso un minimo di limitazione c'è. Sindaco, nella zona del Palasimone non è il caso, le chiedono di tenerla un po' più pulita, l'erba è altissima. Adesso io non so, ma l'erba la tagliamo spesso, adesso domattina andrò a vedere effettivamente se c'è l'erba alta o meno. Invece le chiedono anche per la festa di Sant'Anna, se si farà a Montebello. Allora, io sentivo, l'altro giorno ero passata a Montebello appunto a vedere i lavori del centro diurno, noi per il 25, lì dietro sarà pronta ecco questa qua, la pista sarà pulita, riqualificheremo anche il giardinetto a fianco, abbiamo intenzione di acquistare nuovi giochi, eccetera. Quindi, sempre anche qui, anche in versione ridotta, limitata, ma a festa di Sant'Anna problemi per farla non ci sono, probabilmente rispetto agli anni passati ci saranno meno messe, meno attrazioni, diciamo così, però sono segni della tradizione che devono rimanere. Vediamo adesso insieme una foto del centro diurno Montebello. Eccolo qua. Eccola qua. Questo, così almeno ci spiega anche i lavori. Sì, questo erano lavori, questa era un'ex scuola, poi destinata a centro diurno, gestito dalla Papa Giovanni XXIII, quindi abbiamo persone con diversi gradi di disabilità, anche molto gravi. Non vedevano loro i ragazzi di tornare dentro, un po' per via del Covid, perché chiaramente per loro è la vita di tutti i giorni, e noi abbiamo dovuto fare una serie di lavori di consolidamento, un progetto di 151.000 euro, perché c'erano dei segni di cedimenti importanti, quindi sono state rifatte delle controfondazioni, questi muri in cemento armato che vedete, adesso i lavori stiamo terminando, e poi riqualificheremo anche la parte dietro. Finanziato dal Comune l'intervento? Sì, interamente finanziato dal Comune di Terre Roveresche, con oneri a carico del nostro bilancio. Fortunatamente, tante volte l'ho detto nelle nostre dirette Facebook, la fusione è stata importante per i nostri comuni, perché se non eravamo ancora 4 comuni singoli, probabilmente
l'emergenza veniva affrontata in maniera diversa e non potevamo mettere in campo quegli strumenti che abbiamo messo in campo. Ecco. Quindi anche i fondi erano sicuramente minori? Fondi minori perché noi contiamo sul contributo della fusione, importante, con delle economie che abbiamo fatto. Ecco. I lavori invece quando termineranno, Sindaco? Allora, i lavori termineranno prima del 25 luglio. Proprio giusto pronti per la festa di Sant'Anna. Farete un taglio del nastro nel rispetto? Quella probabilmente sarà a ottobre, perché poi dopo stamattina prima ho incontrato il responsabile Eraldo Passeri, quindi penso verso ottobre, anche quando tutto il discorso legato a emergenza, distanziamento dovrebbe essere ancora più ridotto rispetto ad oggi. Certo. Parlavamo prima appunto, no, Sindaco, di turismo, l'applicazione, il sito, però c'è anche un altro progetto, Orizzonti della Rovere, che insomma state portando avanti insieme. Orizzonti della Rovere è un progetto che portiamo avanti appunto con Sant'Ippolito e anche qui è incentrato su percorsi, percorsi bike, percorsi accessibili a tutti e quindi anche qui è turismo. Stiamo aspettando adesso le graduatorie definitive, perché anche questi fondi europei, si parlava di questi progetti quando ancora c'erano appunto i 4 comuni singoli. Siamo un po' in ritardo, questa è la grossa pecca della Regione Marche, che siamo in ritardo sull'investire e l'utilizzare i fondi europei. Speriamo che chi verrà forse dopo... Anche adesso con le elezioni sì, non è... No, adesso, proprio speriamo che chi verrà dopo cambi effettivamente una serie di meccanismi e di lungaggini burocratiche che non portano a niente. Siete anche uno dei pochi comuni che ha in dotazione una Joelette, per far capire a casa, sì, per chi non la conoscesse, è un ausilio per aiutare quelle persone che hanno delle difficoltà anche motorie a raggiungere quei luoghi più impensabili. Esatto, abbiamo anche questa che ce l'ha donata la Eleonora Goio, una signora che prima era una insegnante di educazione fisica, poi ha avuto dei problemi perché ha avuto un ictus e quindi ha dovuto subire gli interventi e una serie di riabilitazioni. Quindi poi lei appunto si è molto avvicinata a questo mondo e lei ci ha donato appunto questa Joelette che noi abbiamo a Dorciano, a fianco al Castagni, nella nostra sala. Chi vuole si può prendere a noleggio e quindi si possono raggiungere parchi, sentieri particolari, boschi, per quelle persone che hanno difficoltà di ambulare. Una bella opportunità anche, sì, per il turismo in questo caso, no? Esatto, un turismo particolare, perché sì, poi dobbiamo sempre differenziarci. Abbiamo altri messaggi, ma anche una telefonata per lei. Buonasera, pronto? Ci sente? Pronto? Buonasera. Prego. Allora, senta, io sono e parlo... La sentiamo un po' male, se gentilmente può abbassare il volume del televisore. Ci sente? Proviamo a ricontattarla allora. Intanto andiamo avanti con i messaggi. Occorre, le chiedono, una illuminazione pubblica alla Fornace, strada per Montebello. Se ha presente, sì, sì, la località e quindi qua. Questa è la segnalazione. E poi zona Tre Ponti, avevo slungato la pista. Dicono in dialetto, scrivono... Cos'è successo in zona Tre Ponti? Zona Tre Ponti dipende dove, perché una parte è sotto il comune d'Orciano, poi diventa Mondavia, bisogna capire da che parte. Ok, magari allora diamo al nostro telespettatore di essere un po' più preciso. C'è anche un nuovo dépliant turistico di Terre Roveresche, quindi non solo, sì, sito. Esatto, quella è la collaborazione che abbiamo iniziato con la Confcommercio l'anno scorso con gli itinerari della città archeologica. E quest'anno siamo entrati nell'itinerario della bellezza. Anche questo serve per dare maggiore spinta al nostro territorio. E promuoverlo. Esatto. Un po'. Quindi delle visite anche guidate. Ma non solo quello, il lavoro che fa Confcommercio con l'itinerario della bellezza è un lavoro anche verso il tour operator, all'estero, eccetera. Certo, quindi okay, è proprio promozione. Poi dopo, in senso più ampio. Esatto, molto più ampio. Dovremmo riavere questa nostra telespettatrice o telespettatore in linea. Ci sente adesso? Pronto? Eccola qua, la sentiamo perfettamente, buonasera. Pronto, sente signorina. Prego. Il sindaco posso è qua parlare che con il signor sindaco? Sì. Prego. Allora, senta, io abito sul castello, noi siamo pieni di piccioni che sporcano tutte le case. Sul castello a San Giorgio, vero signora? Il castello di San Giorgio, sì, di Pesaro.
Insomma, quindi c'è questo problema del Non si può fare niente perché non ne possiamo più. E adesso cercheremo di trovare, ci sono delle soluzioni, un po' che di qualcuna può funzionare, qualcuna meno, è anche un problema che abbiamo anche in altri municipi, perché in molti casi il problema è che ci sono delle case disabitate e quelle sono proprio ricettacolo. Adesso vediamo di trovare un sistema, lo so che sporcano tanto e sono fastidiosi. Ha ragione, signora. Quindi insomma cercherete, se possibile, di trovare qualche rimedio per debellare anche questo problema. Del cimitero di Barchi, sindaco, lo abbiamo accennato, vero? Non abbiamo parlato anche lì finiti i lavori, ma esattamente su che cosa siete intervenuti? Lì siamo intervenuti su tutta la parte, quella più vecchia, diciamo, quindi abbiamo sistemato tutte le soglie, fatta tutta la tinteggiatura, sistemato il tetto, quindi fatto una nuova impermeabilizzazione, cambiato le tegole, eccetera, e poi sistemato le cappelline, davanti una parte di recinzione, quindi anche lì era un intervento necessario. Sugli asfalti ormai punterete a fare un nuovo programma, un nuovo piano? Sì, un nuovo piano d'asfaltatura. Io qualche volta scherzo, quasi qua ci conviene comprare direttamente la macchina, così facciamo prima, perché sennò adesso gli operai ce li abbiamo, qualcuno viene anche dal settore proprio dei lavori sulle strade, quindi potremmo anche avere la convenienza. Ci sono convenienza. Diverse strade un po' sì, ce ne abbiamo qualcuna che è messa male, piano piano, ma arriviamo adesso. La bacchetta magica non ce l'abbiamo, abbiamo iniziato già dai primi giorni di insediamento a mettere mano alle strade, perché chiaramente una strada bella e sicura è un bellissimo biglietto da visita. Ci diceva, sindaco, che tanti lavori sono terminati poco tempo fa, alcuni sono in corso, ma avete anche dei progetti. Citava prima la copertura della piscina, comunque state già lavorando per seminare ancora? Sì, per andare avanti. Poi abbiamo la piazza San Giorgio, c'è la piazza di tutto il centro storico di Orciano, abbiamo già avviato la progettazione. Poi abbiamo anche una piazza, adesso lo dico qui, a Piagge da sistemare, Piazza Roma, quindi siamo sempre in movimento. Le fanno anzi i complimenti per i tanti lavori fatti e ci scrivono da Mondavio, un abitante di Mondavio, quindi seguono anche quello che... Dagli altri comuni. Esatto, anche dagli altri comuni. E con questo messaggio chiuderei qui, sindaco, la diretta. Abbiamo parlato di tutto, abbiamo lasciato qualcosa? No, abbiamo parlato di tutto, delle scuole abbiamo toccate, quindi che dire? Un quadro completo di tutto abbastanza. Quello che... Poi sarà l'occasione per ritornare dopo le elezioni regionali, questo è chiaro. Assolutamente sì, la ringraziamo per essere stato di nuovo nei nostri studi e per aver risposto a tutti i cittadini. Grazie davvero. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi per aver contribuito alla realizzazione di questo programma, perché sono sempre molto importanti i vostri messaggi, le vostre chiamate. Vi ricordo l'appuntamento con il nostro telegiornale di mezzasera alle 22:30, ma subito dopo dovremo ritrasmettere anche un approfondimento fatto da Paolo Alberto Del Bianco sui 70 anni di sacerdozio di Don Gabriele, con del materiale video inedito, che è lo stesso che avete visto anche subito dopo il telegiornale delle 20:30, Occhio alla Notizia. Invece domattina l'appuntamento sembra alle 7 con la rassegna stampa Occhio ai Giornali. Grazie ancora al sindaco Antonio Sebastianelli. Grazie a tutti voi, grazie a Fano TV e tutti i cittadini telespettatori che ci hanno seguito. Grazie al sindaco di Terre Roveresche e buona serata a tutti. Arrivederci.